Oggi ti consiglio 12 canali YouTube da seguire se ami il viaggio, quello vero. Saranno 6 canali in lingua italiana e 6 canali in lingua inglese, tra i miei preferiti. Prima di iniziare però ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero se non l'hai ancora fatto, cliccando sul pulsante iscriviti e anche sulla campanella, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti quando esce un nuovo video. E ora seguimi, così ti svelo questi 12 canali e li potrai inserire tra i tuoi preferiti su YouTube. Prima di iniziare una piccola premessa, perché non voglio scontentare nessuno. Io seguo una marea, ma una marea veramente, di canali YouTube e me ne piacciono tantissimi. Questi 12 che ti consiglio oggi hanno determinate caratteristiche che per me li rendono qualcosa di più rispetto agli altri. Numero 1, sono canali che hanno frequenti aggiornamenti, ovvero seguono un ordine logico. Non è che pubblicano un video una settimana, poi stanno un mese senza pubblicare un video e poi così via. Hanno aggiornamenti costanti, cioè si fanno sentire. Numero 2, sono anche informativi, non fanno solo vedere cose. È il mio tipo di canale, cioè nel senso il canale che io adoro, il canale che piace a me. Mi fai vedere delle cose, ma mi dai anche delle informazioni. Mi spieghi come fare determinate cose e come rivivere quell'esperienza. Altrimenti per me un canale YouTube basato solo sul ridere e cazzeggiare non è il mio tipo di canale, mi dispiace. Numero 3, sono canali molto interattivi. Che cosa intendo? Che se tu gli mandi un commento, se tu gli scrivi, ti rispondono, e non sono canali che sono lasciati a nessuno, ovvero se tu gli scrivi nessuno ti risponde. No, questi interagiscono con il proprio pubblico. Insomma, avrai capito che per me i canali veramente validi su YouTube, quelli che piacciono a me e che voglio seguire, che ti sto consigliando oggi, sono canali che escono dal solito fashion canale, ovvero la manina dietro della ragazza, il classico video lifestyle che devi andare in quel momento. No, mi devi dare delle informazioni, mi devi divertire, devi essere te stesso, onesto, non essere svenduto, fare video solo di viaggi che in realtà hai scroccato a qualche fiera e sei stato invitato. No, non deve essere solo così, ci deve essere anche una parte, il 99% di realtà. E ultimo ma non meno importante, devi avere una certa coerenza nel canale. Parli di viaggio, benissimo, non mi parli anche di, non lo so, mobili o di termosifoni. No, diciamo che devi essere coerente con quello che fai, altrimenti a me il canale non piace. Personale giudizio, del tutto personale. Come vi dicevo, sono 6 canali italiani e 6 canali in lingua inglese. Iniziamo con quelli italiani. Il primo canale italiano che ti consiglio è Surio Scoprire Viaggiando. Ambra e Andrea viaggiano, raccontano i loro viaggi stile serie, cioè Surio monta i suoi viaggi partendo con l'idea di fare una serie, quindi finisce la serie e parte con un altro argomento di viaggio. Il canale di Surio io l'ho scoperto per il Cammino di Santiago, perché Andrea ha una sezione veramente, veramente fatta bene di video sul Cammino di Santiago. Sul Cammino di Santiago non solo quello francese ma anche quello portoghese. È una miniera di informazioni su questo argomento, ma non solo, perché poi girano il mondo, viaggiano il mondo e fanno, come ti dicevo, serie. In più hanno un taglio molto informativo, ma anche molto divertente. Diciamo che non ti annoi vedendo i loro video. In più Surio è veramente bravo a fare riprese, per cui i video sono anche belli. Quindi è un canale consigliato perché ha un po' tutte le cose che vi dicevo prima. Il secondo canale che ti consiglio è My Life in Trek, quello di Marika. Marika, se mi segui oltre il canale YouTube, ma anche sul canale YouTube perché c'è un'intervista che abbiamo fatto insieme, è una ragazza con cui ho già fatto alcuni progetti, anche dirette su Instagram. Io adoro Marika, adoro il suo modo di lavorare, adoro il suo modo di fare video, perché sono video informativi ma anche veramente divertenti. In più Marika ha una storia che solo quella varrebbe l'iscrizione al suo canale. Scopri la sua storia, scopri perché cammina, il canale perfetto se vuoi iniziare a camminare, ma anche per chi cammina ed è già più avanti a livello di allenamento, a livello di cammini fatti. Sicuramente troverai una marea di informazioni, di materiale interessante sul canale di Marika. E come ti dicevo, fa video che sono anche divertenti.
non ti perdere questo canale e iscriviti subito. Terzo canale consigliato è Beyond the Trip di Angela e Paolo. Sono una coppia che nel gennaio del 2018 ha mollato tutto e sono in viaggio per il mondo. Un viaggio per il mondo a tempo indeterminato. Solo questo motivo dovrebbe invogliarti a iscriverti al loro canale. Mi piace perché il loro canale è sì informativo, ma è anche vero, cioè loro veramente raccontano la vita giorno per giorno del loro viaggio, senza sensazionalismi, senza dire abbiamo fatto bene e voi dovete fare così. Raccontano direttamente quello che vedono, raccontano cose belle, cose meno belle del loro viaggio. Sono semplicemente verissimi e solo questo dovrebbe essere un grande motivo per seguirli. A me il loro canale piace veramente un sacco. Quarto canale italiano è Wildflower Mood di Francesca. Francesca è una nomade digitale, gira il mondo lavorando nel social media marketing, lavorando diciamo nell'ambito web. Il suo canale secondo me è un bel mix fra vlog giornalieri, facendo vedere i luoghi che visita e dando consigli appunto sui luoghi che sta visitando, e anche consigli su come lavorare da nomade digitale all'estero. È uno dei pochi canali italiani YouTube che affronta il tema del nomadismo digitale in maniera secondo me aggiornata e anche del tutto vera, cioè senza mai nascondere il fatto che ci sono anche dei problemi. A me piace molto perché è un canale dove si respira semplicità, perché Francesca secondo me è anche una persona semplice, non la conosco di persona, ma a me sembra una persona molto semplice, molto amichevole e è molto vera, quindi io te lo consiglio. E in più, per il fatto che viaggia al mondo e lavora in giro per il mondo, vedrai un sacco di bei posti e ti darà un sacco di consigli su cosa andare a vedere e visitare. Il quinto canale che ti consiglio è Positivi Trip di Veronica e Francesco. Perché te lo consiglio? Perché fanno video di viaggio informativi, ti danno tante informazioni sui loro viaggi, su come spendere meno quando sei in viaggio, vanno proprio sul low cost, ma vanno anche proprio a fare i conti di quello che spendono, e questo mi piace molto, perché viaggiare non vuol dire solo essere low cost, ma anche sapere i costi e poi decidere se accettare o meno quel costo. Ma soprattutto ti consiglio di seguirli perché fanno morire dalle risate. Io li adoro perché, oltre che fare video informativi, sono davvero davvero divertenti. È il canale più divertente di tutti quelli che ti sto consigliando adesso. Veramente ti informa e ti diverte. Che cosa vuoi di più? Sesto e ultimo canale YouTube che ti consiglio di quelli italiani è quello di Fabio Gomoro, ed è un canale da seguire per diversi motivi. Fabio è un videomaker ed è bravissimo a montare video, a fare riprese, è qualità altissima, i suoi video hanno una qualità che è pazzesca, dei colori incredibili, e soprattutto, oltre ad avere video belli, fa anche video in cui racconta quello che sta filmando, ti dà informazioni pratiche. Ecco, non è lasciato solo al bello. Se Fabio avesse fatto e facesse solo video belli, non sarebbe il mio canale, per l'amor di Dio. Capirei la sua bravura, gli farei tanti complimenti, ma mi fermerei, non l'avrei inserito in questa classifica. Ma Fabio realizza video anche molto informativi, sotto forma di serie, anche lui. Un suo viaggio inizia, fa una serie e finisce con tanti video all'interno di questa serie. Tanti video che raccontano le varie giornate, che raccontano le varie visite. Per cui tu puoi replicare comunque quel viaggio e sai benissimo come fare grazie ai suoi video. Passiamo ai canali in lingua inglese. Andrò un pochino più veloce, ma ti consiglio assolutamente di seguirli e di studiarli. Il primo che ti consiglio è Chris the Freelancer. È, secondo me, il sito di riferimento per tutti quelli che vogliono diventare o provare a fare i nomadi digitali. È un canale che è strapieno di risorse di e su i nomadi digitali, dove andare a lavorare come nomadi digitali, i costi, dove trovare gli appartamenti, quali sono gli strumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre, essendo un nomade digitale viaggiando il mondo, ti farà vedere anche una marea di posti dove è stato e ti darà informazioni su di essi. È veramente un sito di riferimento. Il secondo canale che ti consiglio è quello di Ali, Psycho Traveler. È un canale conosciutissimo e famosissimo. Ali è stata in giro per il mondo per 3 anni consecutivamente.
Ora è rientrata e è appena uscito un suo libro che sta avendo un successo incredibile. Ali a me piace perché è sì una nomade digitale, è sì una che ha raccontato i suoi viaggi e che racconta i suoi viaggi, ma lo fa in maniera del tutto vera. Io ho visto una marea di suoi viaggi in cui lei piangeva, in cui lei aveva problemi sia fisici che morali, per cui è la sua storia, è un canale che non nasconde assolutamente nulla del mondo del viaggiare in maniera un pochino più costante rispetto alla solita vacanza. Ali è assolutamente da seguire, anche per chi magari va 2 settimane in un determinato posto, perché lei, essendo stata in giro 3 anni, di posti ne ha visti a bizzeffe. Il terzo canale è The Endless Adventure di Alison ed Eric. Il canale è perfetto per chi come me ama vedere i cibi locali. Loro hanno 1000 video di viaggio, girano il mondo, sono una coppia, ma ti fanno vedere soprattutto quali sono i cibi che devi provare in quel determinato posto, con video in cui ti dicono come sono gli ingredienti, qual è il sapore, come, quanto costano, dove mangiarli, eccetera eccetera. Per gli amanti dei cibi locali e di cosa mangiare in un determinato luogo è il canale perfetto. Altro canale molto divertente è Beer for Breakfast. Misha e Giustina sono una coppia di ragazze che gira il mondo e lavora viaggiando, sono nomadi digitali anche loro, ma raccontano i luoghi, ti fanno vedere com'è la loro vita giornaliera, che cosa visitare in quel luogo, e lo fanno sempre in maniera molto delicata, molto gentile, mai sopra le righe, molto vero, e per questo mi sono innamorato del loro canale subito. Se amate il sud-est asiatico hanno una marea di video, ma non è detto, perché adesso in questo momento ad esempio stanno facendo un viaggio in Europa, per cui il materiale è veramente tanto. Un altro canale di cibo molto importante, forse uno dei più importanti su YouTube, è quello di Mark Vuens, non so come si pronuncia, ed è il canale Migrationology. Lui mangia, Mark mangia, è in sud-est asiatico, mangia di tutto e di più. Non mangia orrori da gustare, ma mangia cibo locale. Ti fa vedere cibo locale, ti dice dove andare a mangiare, è un esperto in cibo, è diciamo un food vlogger, chiamiamolo così, è uno dei più famosi al mondo in questo momento ed è sicuramente anche molto divertente. E in più adesso ha la famiglia e quindi viaggia con la famiglia, per cui è anche un altro aspetto della sua vita. Ultimo canale è quello di Louise, Digital Nomad Girl, è un canale molto tematico. Louise è un'imprenditrice digitale che gira il mondo, una nomade digitale, ti spiega nei suoi video con un bel mix tra come fare la nomade digitale, quindi dandoti consigli su come lavorare quando sei in viaggio, e ti fa vedere anche un sacco di posti, perché viaggiando è chiaro che fa anche tanti tanti video di viaggio. Sicuramente un canale da seguire. Questi erano i primi 12 canali che ti consiglio, poi ce ne saranno altri in altri video. Ti ricordo la nostra pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace e diventa fan. Su Instagram mi trovi come @viaggiovero. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, fa crescere il canale, mi fai tanto felice. E qui sotto vedi la facciona sorridente con il logo di Viaggiovero. Clicca e anche sulla campanella per iscriverti ed essere sempre aggiornato su tutti i video che andrò a fare. Ciao da Cristiano di viaggiovero.com.